Probabilmente non dirò delle cose particolarmente nuove, magari vi darò dei suggerimenti rispetto a dei progetti che ho fatto in alcune scuole, oppure magari darò soltanto una sistematizzazione delle cose che magari di fatto state già facendo, d'accordo? Quindi questa è una precisazione essenziale, quindi vedetemi come tale. La seconda cosa è che io lascio tutti i materiali che ho preparato lì in questo computer e sono una cartellina, si chiama Eticare, fanno eticare, quindi voi potete con la pennetta, non so se vi viene insomma consentito già da oggi, ma ad ogni modo credo che possano essere facilmente disponibili. Io probabilmente ho preparato tante cose, forse non riuscirò a dire tutto, non soltanto per il tempo, ma perché magari qualche cosa me lo perdo, però avete la mia casella di posta elettronica. E se volete, poi dopo l'ho scritta anche da qualche altro foglio che poi dopo vi distribuisco, se volete mi potete contattare per avere dei materiali. Fate conto che è una decina di anni che giro per le scuole, faccio progetti che sono molto coerenti, molto affini, diciamo, pertinenti, diciamo, a questo tipo di progetto, e quindi ho molto materiale, anche perché è mia abitudine e spero che possa essere un'abitudine che voi, insomma, cioè condivisibile da voi. Documento tutto, quindi documento in vari formati, documento con i PPT oppure con dei file di Word, immagini e lavori degli insegnanti, dei bambini, insomma proprio anche il diario di bordo degli insegnanti, e quindi ho questo materiale che insomma rendo disponibile, perché ovviamente in 2 ore non è che non si può fare tutto quanto. Io ho pensato ad un incontro di questo genere. Una prima parte, vi presento alcune metodologie educativo-didattiche, perché questo è il focus dell'incontro di stasera, cioè la presentazione di queste metodologie educative-didattiche coerenti con il filo del progetto, e una riflessione, cioè man mano che ve le presento magari qualcuno di voi si ritrova, si riconosce, qualcuno no, dice ah, questo non l'ho fatta, non lo so, anche una riflessione di ordine teorico, cioè perché io vi dico, guardate che se dovete scegliere per esempio tra le soluzioni organizzative con cui così logisticamente organizzare il gruppo classe, parlare di lavoro di gruppo piccolo, eterogeneo, differenziato per un criterio è più, diciamo, è più efficace, ha maggiore efficacia rispetto che un lavoro in grande gruppo. D'accordo? Io vi do alcune motivazioni di ordine teorico senza stare a dare tante citazioni, perché non è questo credo la sede né nelle vostre aspettative, insomma, non sono sicuramente le vostre aspettative. E poi volevo illustrarvi dei percorsi esemplari, alcuni dei quali sono documentati dentro quella cartellina, a prova d'aula. Cosa vuol dire? Che io vi riporto solamente le cose che hanno funzionato, cioè all'interno di tutto il repertorio che io sono riuscita a mettere insieme in questi anni, ho selezionato quelli che sono affini al progetto, pertinenti al progetto, e che hanno funzionato, cioè hanno dato un esito positivo in termini di educazione dei ragazzi. Vorrei, ma non so se ci riusciamo, anche perché sennò penso che alla fine potreste anche annoiarvi, fare qualche gioco con voi, qualche attività, qualche cosa, in modo tale che sperimentiate proprio in prima persona che cosa significa, no? E per quale motivo si utilizzano certe metodologie rispetto ad altre. Vado, se sono troppo veloce, se fermatemi pure, ecco, presentazione è saltata la P. Avete pazienza, è uno spazio che è andato a male. Comunque la prima sezione è presentazione di metodologie educative e didattiche coerenti con il fine del progetto. Va bene, questo è il primo punto. Allora, ma perché? Ma allora è un problema di visualizzazione. Mi dispiace, però lo so quasi a memoria, quindi posso supplire, poi voi con la vostra capacità inferenziale potete supplire queste mancanze. Allora, ho scritto un quesito guida su obiettivi guida. Allora, noi ci stiamo chiedendo quali siano le metodologie che vanno bene per i fini del progetto, che sono educare alla riduzione degli sprechi, perché siamo già alla fase B, cioè al piano B, no? Come quando quest'estate parlavo con i miei figli che dovevano iscriversi all'università, allora c'era il piano A e poi c'era il piano B se non funzionava quello, no? Allora, noi siamo già al piano B e oltre.
Perché cosa vuol dire? Vuol dire che fino a poco tempo fa era sufficiente, no? Oppure ci rendeva la vita, cioè c'erano delle, una riduzione di, per esempio, di inquinamento, facendo la raccolta differenziata. Adesso fare la raccolta differenziata non basta più, occorre proprio ridurre. Ridurre sprechi, ridurre rifiuti, ridurre, cioè fare delle operazioni, delle vivere, adottare uno stile di vita diverso rispetto a quello che abbiamo avuto fino adesso, che si traduce in termini, adesso senza banalizzare troppo, anche molto pratici, cose che ci toccano proprio da vicino. Andiamo a fare la spesa che ci tocca. E acquistare un determinato prodotto con un numero, con un quantitativo di imballaggio, ha un impatto diverso che utilizzare, che comprare, che fare una scelta differente. Oppure comprare un prodotto che viene da, un, da, un, da uno stato, da una regione geografica, ha un impatto sociale, culturale, ambientale diverso rispetto a quello di un altro tipo di acquisto. Ecco, avere queste consapevolezze significa attuare questo, questa sorta di piano B di cui vi parlo oggi. Quindi gli obiettivi sono questi: educare la sostenibilità. Voi sapete che la sostenibilità ormai è abbastanza dilagante, no? Questo termine in tutti i programmi, in tutte le indicazioni ministeriali, ho visto anche quelle nuove. Ci stiamo lavorando per la primaria, lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale, insomma è tanto che si parla di queste cose. In realtà la sostenibilità non è soltanto educazione ambientale, cioè la sostenibilità tocca sia l'ambito ambientale che l'ambito economico che l'ambito sociale, quindi è qualcosa di molto più complesso. Educare alla sostenibilità è un obiettivo veramente molto, molto ampio e molto articolato. Sensibilizzare al non spreco. A partire da quella alimentare, io vengo adesso da scuola dove funziona una mensa scolastica, ecco, anche girando per altre scuole, una delle esigenze più, maggiormente manifestate in questi ultimi tempi è proprio questo, cioè come fare ad educare i bambini a non sprecare il cibo, cioè a ridurre lo spreco di cibo, oppure a ridurre i rifiuti, perché molte mense funzionano con plastica, ok? Quindi cioè fare dei progetti in modo tale che ci siano, maturino queste consapevolezze. Oppure energetico, faccio sempre riferimento alle aule, quante volte mi trovo a passare nei corridoi a spegnere le luci, no? Delle aule che rimangono illuminate quando i gruppi vanno a fare qualche attività o cose del genere. Ecco, questa attenzione che ci sembra veramente, no? Alle volte quasi banale, no? In realtà sono tutte attenzioni che vanno a concorrere ad uno stile di vita differente, più rispettoso dell'ambiente, più rispettoso dell'altro, dell'altro anche immaginato in un tempo che non sarà il nostro, no? Dice qualcuno che ha parlato di sostenibilità che il pianeta non è nostro, ma ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Ok? Allora, quale tipo di pianeta, quale futuro offriamo a queste nostre generazioni, quindi esponenti di nuove generazioni con cui parliamo e ragioniamo tutti i giorni? Quindi educare al rispetto dell'ambiente, dell'altro, del tuo contesto di vita, formare menti decentrate. Qui mi fermo un attimo, ho messo questa cosa rossa perché sono reduce, qualcuno qui dentro lo sa bene, da una ricerca universitaria che è stata fatta proprio per questo motivo qua, cioè con questo intento qui, cioè verificare quanto quantitativamente, non soltanto qualitativamente, determinate scelte metodologiche o didattiche vanno ad incidere sul comportamento dei ragazzi. Cioè quanto i ragazzi abbiano poi la capacità di pensare, ragionare, di fare delle scelte differenti rispetto al prima. Cosa vuol dire decentramento? Decentramento in questo caso, cioè in termini pedagogico-didattici, significa formare delle menti che hanno la capacità rispettivamente, queste Piaget, niente di più che cose che sicuramente voi conoscete, non so, sicuramente voi avrete sentito parlare dell'esperimento delle tre montagne, no? Cioè questo, cosa ha fatto Piaget? Ha messo tre montagne di diverse dimensioni e forme,
ci ha messo davanti con degli oggetti, in uno c'era una croce, in uno c'era una casa, in uno c'era non mi ricordo che cosa, e poi ha messo un bambino e ha detto: allora tu devi descrivermi queste tre montagne viste dal punto di vista dell'altro che è dall'altra parte del plastico. Allora voi capite che la capacità di, no, immaginarsi la prospettiva di un altro, questo è il decentramento. E che cosa ha stabilito? Ha stabilito che non ce la fanno i bambini fino a quando non hanno 6-7 anni. Quindi 6-7 anni cominciano a capire che c'è un punto di vista differente dal proprio. Poi ci sono tempi molto più lunghi, per esempio, per capire che occorre, per avere delle visioni delle realtà complete, bisogna sentire e bisogna ascoltare e considerare tanti punti di vista. Ecco, queste abilità, che sono cognitive ma sono anche socio-relazionali, sono anche affettivo-emotive, nel senso che l'empatia è fondamentale in percorsi di questo genere, no? Stimolare l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Noi stessi, quando parliamo del fatto che dice: allora io vado, faccio questo acquisto, se io lo faccio e lo metto in tasca, quella è una prospettiva molto egocentrica, mi serve e questo è per me. Se io invece comincio a ragionare, ad essere meno miope rispetto al mio acquisto, e quindi penso e cerco di immaginarmi che cosa succede, qual è l'impatto sociale, ambientale di quel tipo di acquisto, allora significa che ho la capacità di decentrarmi. Poi ci sono degli studi che sostengono che l'egocentrismo non finisce mai, cioè noi non riusciamo mai a diventare menti prettamente decentrate, ma penso che sia anche normale. Però è anche vero che educare a prendere in considerazione il punto di vista dell'altro è qualcosa che serve, pensate a qualunque cosa, anche ad abilità proprio, non lo so, guidare la macchina sarebbe impossibile se uno non si mettesse nei panni di un altro. Immaginate i rotatori che sono la nostra croce, no? Cioè, oh Dio, che passano, uno sguardo, ci sono delle cose, dei criteri di scelta, no? Però è fondamentale, cioè sono è un'abilità proprio base che ci interessa non soltanto da questo punto di vista, da questo punto di vista in modo particolare. Immaginate che c'è anche, alcuni studiosi di Roma hanno messo insieme un gruppo di ricerca e si interessano di psicologia ambientale in questo senso. Quindi la mia ricerca era in questo ambito qui, e che cosa è emerso? È emerso che con un intervento sistematico, contenuti e metodologie e ovviamente anche l'apporto dell'educatore, questi bambini dopo un certo periodo di tempo abbastanza prolungato, ma parliamo di scarti veramente minimi, perché voi sapete che l'educazione si dovrebbe valutare, cioè gli esiti di queste ricerche avrebbero bisogno di tempi molto più lunghi, perché l'educazione non ha tempi brevi proprio in sé per sé, hanno cominciato a fare delle scelte, dei ragionamenti differenti, qualitativamente differenti. Quindi vi riporto anche questo, questa, se volete, se siete interessati, me le richiedete, magari alcune parti di questa ricerca sono molto disposta a condividerle con voi. La ricerca interessa la geografia, cioè un concetto della geografia, perché questo è il mio ambito di ricerca, ovviamente una geografia molto vicina ai temi dell'ambiente. Formare cittadini del mondo, noi adesso veniamo da questo disastro della Polinesia. Allora stamattina parlavo in classe, io insegno adesso in una scuola secondaria di secondo grado, e qualcuno mi dice, io dicevo, no, ci sono degli stati, dei governi che stanno stanziando, inviando dei fondi per poter aiutare queste popolazioni. Allora, salta la mente del gruppo e dice: ma cosa gli diamo a fare che non abbiamo i soldi nemmeno per noi? No, ecco, quella è una mente non decentrata assolutamente. Allora stai lì a dire che, cioè, non bisogna più pensare soltanto, no, con una prospettiva molto locale, ma che l'unico, diciamo, l'unica modalità vincente, anche egoisticamente parlando, è quella locale, cioè del qui e dell'altrove contestualmente. Ecco che ritorna una delle abilità del centramento, che è la considerazione di più e diversi punti di vista. Ok, quindi adottare un, diciamo, far maturare una prospettiva non più miope, va bene? Questo è l'ambito. Allora, cosa abbiamo fatto? Che cosa è avvenuto? Molto sinteticamente, guardando un po' il discorso della, no, la scuola, è successo questo, che c'è stato un primo momento
in cui queste tematiche, queste questioni, queste problematiche sono entrate nelle indicazioni ministeriali, no? E però hanno toccato principalmente il curriculum esplicito. Cosa intendo per curriculum esplicito? Qualcuno lo chiamerebbe deuterapprendimento, no? Baldacci lo chiama così. Allora, che cos'è questo curriculum esplicito? Il curriculum esplicito sono i concetti, i contenuti, ok? Quindi voi vi trovate, che ne so, nella paginetta del libro di testo, lo sviluppo sostenibile, quella cosa, quello sviluppo che garantisce, no? Eccetera, eccetera. Quello sono contenuti e basta, va bene? Questo è stato un primo ingresso. Recentemente, invece, se voi analizzate bene i testi dei nuovi programmi, ma non soltanto della primaria, perché io per esempio faccio, oppure della secondaria di primo grado, fate riferimento per esempio ai testi della secondaria di secondo grado, ugualmente ritornano, hanno una grande coerenza. Anche le metodologie sono importanti. Una cosa che soprattutto voi ripensate al vostro curriculum scolastico di quando andavate alle superiori, non esisteva niente di metodologia, cioè uno doveva fare Dante e Dante faceva l'inferno, purgatorio e paradiso, oppure no? Quelli, i contenuti sono metodologia, niente. Cos'è metodologia? Cosa vuol dire? Adesso invece c'è una grande attenzione. Per quale motivo? Perché si va scoprendo che la metodologia non è soltanto una cornice, ma ha una forma di interagenza molto ampia con i concetti e con i contenuti, ok? Noi, il curriculum implicito è questo praticamente, l'implicito è il curriculum nascosto, quello che non si vede, quindi tutto ciò che fa da cornice di fondo al passaggio di queste conoscenze, ok? Ed è composto sinteticamente, io tocco questi quattro ambiti e saranno i quattro, diciamo, il fil rouge di questo incontro: attività, cioè le attività che facciamo, le organizzazioni del gruppo classe, le risorse, quindi i mezzi, i materiali, gli strumenti, e il metodo di lavoro che noi adottiamo. Queste quattro componenti sono le quattro componenti principali del curriculum implicito, che sono di aiuto al qualunque passaggio. Cioè voi qualunque passaggio volete, qualunque messaggio volete passare, non lo passate soltanto con i concetti, con i contenuti, li passate anche con la vostra testimonianza. Tant'è vero che ho messo che non è trascurabile per il modeling, cioè per il modello di riferimento, la figura del docente. Cioè se voi ci credete in queste cose, non ci credete, si vede. È inutile, non c'è niente da fare, i ragazzi lo sentono subito, immediatamente. Più sono piccoli e più vi sgamano, come dicono loro, ok? Ecco, vi dicevo lì sotto, ecco, questa efficacia è stata proprio comprovata in termini quantitativi, e quindi ecco, sono anche contenta di restituirvi qualche esito di questa ricerca qua e là. Ok, quindi attività, organizzazione, risorse, metodo, che qualcuno ha chiamato poi ORM, poi ci fermiamo. Perché questa richiesta? Perché questa attenzione? Avete mai sentito parlare dell'Earth Overshoot Day? Avete sentito mai parlare? Anche questa è una cosa che nei nuovi programmi non c'è, ma ci sarebbe un po' da ragionarci sopra. Le esigenze, diciamo, le emergenze ambientali, economiche, sociali sono tante, no? Noi siamo abituati un po' forse a ragionare in termini di stereotipi, c'è il cambiamento climatico, c'è l'inquinamento atmosferico, del suolo, del sottosuolo, c'è quell'altro. No, ragazzi, questo parla per tutti, secondo me. Cioè quella è la data, cioè una data che viene calcolata sulla base di un rapporto, disponibilità di risorse, quindi capacità proprio della terra, di risorse della terra, e uso e quantità di uso di queste risorse, ok? E c'è un giorno in cui cade l'Earth Overshoot Day, cioè lì, in quel giorno lì finiscono le risorse della terra e noi attacchiamo quelle dell'anno successivo. Voi guardate, nel 1987 è caduto il 19 dicembre, quindi grosso modo ci è andata bene, perché più si avvicina al 31 più vuol dire che siamo stati bravi. Nel 90, il 7 dicembre, voi guardate adesso, va a livello esponenziale. Nel 95, il 21 novembre. Nel 2000, il 1 novembre.
Nel 2005 il 20 ottobre, 2007 26 ottobre, 2008 23 novembre e giù fino al 2011 27 settembre. L'anno scorso penso che sia caduto il 23 di agosto. Questo cosa significa? Che siamo veramente, cioè le risorse non bastano più per tutti. Non bastano più per tutti, quindi è necessario, cioè non possiamo andare avanti così con questo debito, non possiamo essere continuamente in debito. Abbiamo bisogno di pareggiare i conti, non soltanto i conti dello Stato, ma anche i conti con l'ambiente. Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quando voi fate storia, per esempio, tutti gli australopitechi del caso, da Lucy, Salem, adesso ne hanno scoperto un altro, tanto per no fare... Io anche l'altra mattina in classe dicevo, guardate che cioè, c'è da imparare da questi uomini preistorici, perché il loro rapporto con l'ambiente era estremamente ecologico, ok? Chiaro che non si può ritornare indietro a quelle condizioni, però è anche vero che noi abbiamo raggiunto una complessificazione nel soddisfacimento dei bisogni primari tale che è quella la responsabile di molti guai. Esempio, non so se farò in tempo a farlo, però c'è un gioco che si chiama il gioco del naufragio, che è fatto più o meno così, lo conoscete? Allora lo facciamo in due minuti. Voi siete, si lancia una situazione, questo l'ho fatto in una primaria, quindi perché io ho la fortuna di aver insegnato dalla primaria fino all'università, quindi proprio coperto tutto l'arco, quasi. Allora, in una primaria si lancia questa situazione. Voi siete in una nave dove c'è di tutto, questa nave è in mezzo al mare e improvvisamente viene lanciato l'allarme e voi dovete abbandonare la nave in 30 secondi, un minuto, lo stabilite voi, va bene? Vicino vedete un'isoletta, c'è tutto, ho messo università, quindi proprio coperto tutto l'arco, quasi. Allora, in una primaria si lancia questa situazione. Voi siete in una nave dove c'è di tutto, questa nave è in mezzo al mare e improvvisamente viene lanciato l'allarme e voi dovete abbandonare la nave in 30 secondi, un minuto, lo stabilite voi, va bene? Vicino vedete un'isoletta, c'è tutto. Ho messo tutto, penso di aver messo anche l'isoletta. In questa isoletta voi vedete che c'è una sorgente di acqua dolce, animali di piccola taglia e alcune vegetazioni, che però non sapete distinguere se sono buone, commestibili o non commestibili. Allora, voi avete qualche secondo, in questo caso perché non abbiamo tempo, per prendere da questa nave in cui c'è tutto l'oggetto o gli oggetti che potete trasportare a nuoto e che potete e sulla base dei quali potete garantirvi la sopravvivenza. Provate. Cosa portereste? Chi? Un accendino per il fuoco. A nuoto vai. Qualcun altro? Un cappotto. Come? Qualcosa per coprirsi? Un'ascia? Un coltello? Ok, vi dico qualche risposta dei bambini? Allora, uno ha detto... come? Dipende dalle fasce. Se lo fate alla scuola primaria e secondaria di primo grado, molti dicono cellulare. Quindi non si rendono conto che per il cellulare, per il funzionamento, deve avere delle componenti, quindi hanno idea del prodotto ma non del processo, quindi i soldi per chiamare, il campo, eccetera eccetera. Allora, qualcuno, buffissimi, ha risposto alla vicina di banco a cui fa la corte da diverso tempo, dice motte, fermo, lì, non asilo, cioè lì, non c'è. Qualcun altro ha risposto Clyde, il ballerino, mi hanno detto che un ballerino di non lo so chi ha vinto, che cosa. Nessuno o pochissimi sono riusciti, oppure per esempio ecco un accendino, una coperta, sì, queste cose le hanno dette. Chi è che è il vincitore di questo gioco? Quello che pensa di portare dei semi.
perché voi avete l'acqua dolce, no? Voi avete gli animali di piccola taglia, sì, va bene, il coltello ci sta o lascia, però avete bisogno dell'agricoltura. A che cosa serve questo gioco, che è abbastanza banale? Serve a farci capire quanto abbiamo dimenticato come si soddisfano i bisogni primari, che sono mangiare, bere, difendersi, e poi c'è relazionarsi, eccetera, eccetera. In qualche occasione mi è capitato di vedere che i ragazzini si mettevano insieme. Ecco, se capita nelle vostre classi, queste sono delle cose positive. Perché significa che qualcuno dice: no, no, io non ho partecipato da individuo, no? Io non ho detto niente in fin dei conti. Allora io mi metto insieme con altri, io porto un coltello, io porto insieme e la sopravvivenza è garantita. Ecco, questi sono i messaggi. Cioè, l'unione fa la forza, era quello che dicevamo prima, no? Adesso parliamo di coesione sociale, cioè di modalità di intendersi, ok? Per soddisfare bisogni semplici come bere, per tornare all'overshot day, oppure per mangiare, abbiamo reso sempre più complesso il soddisfacimento di questo bisogno, e in questa complessità ci sono un sacco di rifiuti. Voi pensate per esempio alle merendine che mangiano i ragazzini, no? Tanto per, non è soltanto il discorso, vi dicevo, no? della differenziazione dei rifiuti, ma proprio la riduzione. E questo deve partire dalle famiglie, tant'è vero che qualunque progetto voi facciate di questo genere non potete esimervi dal far riferimento anche alle famiglie, perché altrimenti non, cioè, ci sono delle cose che vi posso proporre che sono anche abbastanza pesanti. Per esempio, tu sei convinto di non sporcare? Benissimo, prova a tenerti dentro la camera da letto i rifiuti che fai per una settimana e poi vedi, quando ci sono le formiche, riesci a capire che quando puzza. Perché noi abbiamo questa modalità, no? Cioè il fatto che non vediamo più, allora non esiste più. No, esiste da un'altra parte, ma esiste il discorso della miopia di cui si parlava prima. Allora, per soddisfare questi bisogni primari, che sono gli stessi di Salem o Lucy, e sono quelli dell'umanità, abbiamo messo in atto quindi la merendina, che è dentro un involucro di plastica, dentro un altro contenitore di plastica, con il giochino di plastica, dentro il contenitore di plastica per igiene, ha un impatto ambientale molto superiore che due fette di salame con il pane, d'accordo? Cosa che facevano i nostri nonni, e ci arriviamo anche a questo, d'accordo? Divertirsi, si stava insieme e ci si guardava fino a mezzanotte i famosi ragazzi del muretto. Io guardo la Stefania perché abbiamo anche condiviso in tempi molto lontani un'area di abitazione comune, no? E adesso invece no, adesso devono prendere la macchina, devono raggiungere una località lontana, ballare, con delle conseguenze che poi qualche volta sono anche purtroppo devastanti. Ovviamente questo è il discorso, cioè riportare un po' l'autenticità, no? Nel soddisfare i propri bisogni, la consapevolezza. Che cosa significa? Io ho questo bisogno, come lo posso soddisfare? E giochi di questo genere servono a questo. La modalità con cui vi suggerisco di proporre i giochi è questa: non dir niente, anche se vado contro molti stili di insegnamento, non dir niente, proporre il gioco. E poi, quando avete proposto il gioco, quando il gioco si è consumato, fate il cosiddetto debriefing, lo trovate lì nelle schede che vi ho lasciato, cioè ragionate. Allora, che cosa è successo? Cosa hai fatto te? Anche perché molte volte emergono dei commenti che io spesse volte scrivo proprio alla lavagna, perché sono talmente significativi e talmente utili, talmente hanno una trasferibilità così elevata rispetto alle tematiche che sono di nostro interesse, che non so, sembrano proprio fatte apposta. Quindi questo è la nostra sfida, cioè fare in modo che l'overshot day, invece di andare sempre più indietro, riguadagni qualche giorno, perché allora questo significherebbe che... Vi faccio vedere un'altra carta geografica. Queste sono delle metacarte.
Se volete ci sono dei siti, io mi rivolgo soprattutto ovviamente non a chi insegna l'infanzia, ma dopo ci saranno delle cose anche per l'infanzia, però queste sono carte che si fanno vedere tranquillamente anche alla scuola primaria, sono metacarte, cioè basate su che cosa, che principio è. I confini degli stati vengono mantenuti, hanno la fisionomia loro, però sono ingigantiti o ridotti a seconda, cioè per un criterio di ordine quantitativo. Allora, questa è l'impronta, la mappa globale, la prima, scusate, indico, chissà cos'è indico, voi vedete su, la mappa globale dell'impronta ecologica. Con impronta ecologica è uno di quei concetti che è entrato, l'impronta ecologica è il segno che noi lasciamo sulla terra dopo che siamo passati, è proprio un'impronta. L'impronta ecologica è calcolata, anche qui un indice aggregato matematico abbastanza articolato, comunque ci sono dei siti in cui è possibile calcolarlo interattivamente, sulla base del proprio stile di vita, se prendete sempre la macchina, se prendete l'aereo quante volte lo prendete, se mangiate sempre la carne oppure mangiate i legumi, quindi c'è proprio, sono veramente dei concetti quelli che vi sto, delle tematiche che sono trasversali, interdisciplinari e che ci piacciono tanto anche per questo proprio. Di solito si calcola che sia 1,6 metri a testa, no? Quindi un campo da calcio più o meno, forse un po' di meno adesso. Bene, però per esempio ci sono gli Stati Uniti che hanno 11 virgola qualche cosa di impronta ecologica, cioè ogni statunitense ha bisogno di 11 ettari per coltivare o allevare tutti gli animali che gli servono per mangiare la carne e per far riassorbire i suoi rifiuti. Nel Bangladesh hanno un'impronta ecologica di 0,4. Allora capite che c'è qualche statunitense che mette i piedi a distanza nel Bangladesh come minimo. E così tante. Vedete, sopra è l'impronta ecologica. Noi non ce la passiamo tanto bene, la vedete l'Italia dov'è? Sì? Siamo belli ciccioni. Guardate il Giappone, non si riconosce nemmeno. Sotto è invece la mappa della popolazione mondiale, cioè quante ce ne sono. Vedete che gli Stati Uniti non sono poi tantissimi, ma hanno un'impronta ecologica altissima. Se voi mangiate tutti i giorni la carne, no? Chi mangia tutti i giorni la carne ha un'impronta ecologica molto alta. Gli Stati Uniti, per esempio, nei trasporti, loro sono quasi costretti ad utilizzare gli aerei e quindi l'impronta ecologica è molto alta. Questa è un'altra carta interessante, poi basta, giuro che non vi farò più vedere carte. Questo è il rapporto tra il PIL, la ricchezza economica, e la disponibilità delle risorse. Il PIL è calcolato in spessore, lo vedete? Invece con i colori viene individuato se la ricchezza delle risorse. E qui vengono fuori delle cose, cioè viene fuori che l'Africa è ricchissima, perché quasi tutto è blu, però ha un PIL così. L'Europa è quasi tutta rossa, quindi vuol dire che risorse non ne ha tante, ma è così spessa. Allora, significa che cosa? Che in questa considerazione del punto di vista dell'altro, qualcuno ci perde troppo e qualcuno invece ci guadagna tanto. Quindi il discorso della sostenibilità è anche il discorso dell'attenzione all'altro, dell'equità. Quindi ci sono sotto tante tematiche di ordine etico. Quello che noi ci serve è un'educazione di carattere etico, ok? E vabbè, questa avevo detto che non ve la facevo vedere, non ve la faccio vedere. Allora, riprendiamo il discorso di prima, curriculum implicito, ve lo ricordate? Allora, è la regia della situazione di insegnamento. Prima sentivo qualcuno parlare di programmazione. È fondamentale la programmazione. Quando voi fate delle attività di questo genere, badate che di solito, io parlo per esperienza, ma voi sicuramente potete dire o condividere o meno questa, ma credo che è abbastanza condivisibile quello che dico, cioè non è che dovete fare una batteria di giochi, di attività una al giorno oppure una alla settimana. Alle volte ne basta uno, basta un'attività che è un'attività stimolo, che dà luogo ad una, diciamo, una costellazione di altre attività, anche perché poi dopo molta didattica, molta programmazione la fanno i ragazzini. Il nostro compito è quello di orchestrare, cioè di leggere, di ascoltare, di recepire quelle che sono le esigenze e poi di fare proprio la regia
di tutti gli stimoli che provengono da loro. Quindi è lo sfondo del passaggio dei messaggi, come vi dicevo prima, è la programmazione e deriva dalle scelte vostre, cioè è una scelta vostra. Voi cosa fate? Entriamo in classe e cosa facciamo? Cosa abbastanza, anzi straordinaria, troppo diffusa alla scuola secondaria di secondo grado? Si entra in classe, ci si mette dietro la cattedra e si fa la lezione frontale, ok? È una scelta. Io entro e loro devono sapere questo, questo, questo e questo, ok? Oppure faccio un altro tipo di didattica, un altro tipo di scelta che ha un altro che mi impone spesso e volentieri di mettermi in discussione. Quindi abbiamo detto che si può scomporre in queste quattro componenti. Adesso io ve le faccio vedere una alla volta e man mano che le tocco vi faccio vedere dei materiali, va bene? Vi annoiate moltissimo? No, spero. Ah, meno male. Allora, le attività sono queste. Secondo me sono le metodologie, le tecniche che voi potete utilizzare per fare educazione alla riduzione degli sprechi, educazione alla sostenibilità, sono queste. Non lo dico soltanto io, cioè lo dice, è saltato il per, che macello, sembra che sono una sgrammaticata. Niente, mi dispiace ragazzi, io non... è la visualizzazione. Abbiate pazienza, non è colpa mia. Poi tutti quelli in cui ho tolto il... No, è proprio, sono tutte quelle caselle di testo che io ho risistemato togliendo il rientro di default. Allora, vabbè. Le attività ludiche. Allora, primo posto in Hit Parade, i giochi. I giochi, per quale motivo? Perché ho scritto lì, non è diciamo in linea, però il fatto di essere in situazione e di scegliere è fondamentale. Cioè per tematiche come questo tu ti devi sentire in situazione e devi provare a scegliere. Puoi anche sbagliare, però devi scegliere, ci devi provare. Sulla base della tua scelta poi io ti dico, ma hai considerato questo, ma hai considerato l'altro? Ok? Quindi le attività ludiche, i giochi di ruolo sono fondamentali. Oppure tutte quelle attività che sono basate su esperienze dirette. Quindi per esempio ci sono delle iniziative sul territorio e così realizziamo anche la continuità orizzontale di Legambiente, piuttosto che, non lo so, dell'ente locale, oppure partecipiamo, dopo vi farò vedere un insegnante di... Riccione, il comune di Riccione hanno un progetto che si chiama Progetto, un nome lunghissimo, dopo ve lo leggo perché sicuramente lascerò alcuni pezzi, però è un progetto relativo a dei beni culturali, ambientali e altro, non mi ricordo, e c'è una, diciamo, un ufficio che tiene le file di questo progetto che è ormai trentennale. E quindi ci sono tutte queste insegnanti come voi della primaria, del secondario, di primo e di secondo grado che partecipano a questo progetto e realizzano dei prodotti, fanno dei lavori che poi sono documentati. E una di queste insegnanti ha partecipato, per esempio, che ne so, sono andate in visita, poi dopo vi faccio vedere delle oasi protette, hanno partecipato all'istituzione di una, alla Casa dell'Acqua. La Casa dell'Acqua è una casetta in cui c'è l'acqua potabile che viene ad essere, cioè, distribuita con cioè la gente del posto va, prende l'acqua e la porta a casa, ok? E questi ragazzi hanno partecipato a tutte queste iniziative, ok? Allora voi capite che le esperienze dirette, quindi vedere, la partecipazione attiva, ecco, tutte queste iniziative rendono che cosa? Innanzitutto incrementano la sensibilità, il rapporto con la natura, ma cioè promuovono anche la consapevolezza della propria capacità rispetto al cambiamento. Cioè dice, io ok, non condivido oppure sono preoccupato per, no? Voi pensate per esempio al discorso dei rifiuti, che ci viene così come ci viene passato dalla televisione, no? Rifiuti, innanzitutto solamente localizzati in alcune parti d'Italia, no? Tanto così per, in realtà quei rifiuti non è che hanno un'unica provenienza, voi sapete che cosa c'è sotto, no? Basta leggere qualche libro di Saviano per rendersi conto di come stanno esattamente le cose, va bene, però i ragazzini non lo sanno questo, quindi loro pensano che i rifiuti siano lì, sono una cosa, un problema, come si fa a risolvere il problema dei rifiuti? Impossibile!
Ecco, invece la partecipazione attiva cambia questo modo di vedere le cose, perché dice vabbè, però io nel mio piccolo posso fare qualche cosa. E questo è fondamentale per favorire, per promuovere il cambiamento. Altre attività, per esempio quelle basate su casi di studio, dopo ve ne faccio vedere uno, però non soltanto i casi di studio negativi, c'è quello, ha insozzato, poi dopo ha inquinato la falda acquifera e quindi la mozzarella di bufala, sei entrato sulla mozzarella di bufala, Giorgio, no? D'accordo, quindi non soltanto, io non ho detto niente, scusa, ho detto qualcosa, ma è educato. Scusa, che ora è? Scusa. Cioè, lascia pure il quarto d'ora accademico. Non soltanto casi negativi, dicevo, ma anche casi positivi. Per esempio, ce n'è uno che dopo vi faccio vedere, che attraverso il boicottaggio responsabile, cioè il boicottaggio veramente messo in atto da tante persone di tutto il mondo, alcune multinazionali, nello specifico una che si occupa di abbigliamento, e dopo vedrete anche quale, ha dovuto per forza ridefinire alcune scelte che l'avevano portata, per esempio, a maltrattare delle popolazioni locali. Ecco, quindi non soltanto casi negativi, ma anche casi in cui attraverso la forza di piccoli gruppi oppure anche del singolo si riesca a promuovere il cambiamento. Oppure quelle basate sul confronto intergenerazionale e interregionale. Cosa intendo? Cioè tra generazioni e tra regioni differenti. Questa è la prospettiva della sostenibilità, questa è proprio tipica della sostenibilità. L'organizzazione del gruppo classe. Io suggerisco, anche da quello che insomma dalla lettura scientifica che ho consultato, sicuramente ecco, queste due modalità di organizzare il gruppo classe sono molto efficaci. Il piccolo gruppo eterogeneo per un criterio, che può essere il sesso ma può essere anche il livello, sto pensando per esempio alla scuola dell'infanzia anche, perché ti aiuta per forza, cioè ti mette nella condizione di dialogare con l'altro e quindi di condividere, quello che si diceva prima sul gioco. Oppure per esempio le coppie di aiuto, tutoring, se sono uno più grande e uno più piccolo, oppure il peer teaching, perché comunque la collaborazione, la coesione, cioè il mettere insieme le forze, sono tutte delle modalità di organizzare il gruppo classe. Peraltro sicuramente voi conoscete il cooperative learning, allora ci sono delle forme del cooperative learning, per esempio il Jigsaw, che è molto adatto. Sapete come funziona il Jigsaw? Allora, funziona così. Si divide il gruppo classe in 5 grandi gruppi, ok? A cui si assegnano materiali differenti oppure compiti differenti, ok? Ognuno, c'è una prima fase che è una fase individuale, quindi ognuno deve risolvere il proprio problema oppure ispezionare il proprio, ok? Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, dipende anche dai ragazzi, si fa il gruppo degli esperti, in cui tutti quanti quelli che hanno un materiale omogeneo oppure compito omogeneo si mettono insieme e dibattono, discutono, quindi io ho capito questo, tu hai capito questo, e parlano, ok? Alla fine che cosa viene fuori? Debbono essere esperti per quale motivo? Perché la fase successiva è quella in cui vengono mischiati, cioè si prende uno di un gruppo, uno di un gruppo, uno di un gruppo, uno di un gruppo, e gli altri tre non sanno niente di quello di chi sa il primo, e quindi sono esperti nella misura in cui ognuno di loro deve diventare il portavoce, è l'unico a sapere, ok? Poi c'è la fase ulteriore, che è l'intergruppo, in cui ogni gruppo riferisce agli altri e verificano, no? Come sono andate le cose. Quindi questo incrocio, questo è veramente, no, potenzia la capacità di dialogo, di confronto, che è essenziale in lavori anche su tematiche della sostenibilità, che è veramente molto efficace. Tra l'altro i ragazzini si divertono tantissimo, a loro piace moltissimo. Le risorse. Allora,
Per esempio, i materiali riciclati oppure riciclabili. Questo siete esperti voi tutti quanti. Non lo so, la realizzazione, dopo vi faccio vedere qualcosa, che ne so, la realizzazione di ecogiocattoli oppure la realizzazione di libri animati, non so se sapete, tanto penso di sì, no? Libri cartonati, con tutto con materiali di recupero. Quali altre risorse? Quelli che sono dotati di un potenziale emotivo affettivo forte, potente. Poi vi faccio vedere qualche filmato che ho fatto vedere a dei ragazzi della primaria, della secondaria di primo grado, ma anche della primaria, di cartoni animati, così un po' vi allieto. Vabbè, cartoni animati no, ok, sì, ovviamente no, il linguaggio iconografico in movimento ti coinvolge, vedrete quanto anche a voi coinvolgerà. Nel caso in cui invece si parli di video un pochino più, di videodocumenti un po' più così scioccanti, per esempio ce n'è uno sull'iPhone, cioè che si va proprio a toccare, no, niente, io non ho visto quello, nessuno, cioè su alcuni materiali, alcuni strumenti che sono oramai anche in mano a ragazzini più piccoli, no? Molto piccoli. Che cosa significa avere quel cellulare? Oppure che cosa significa avere tanti cellulari? No? Che cosa comporta in altri paesi del mondo? Per esempio, il problema legato ai cellulari principalmente è il discorso del coltan, cioè questo minerale è un minerale che è alla base del funzionamento di tante strumentazioni elettroniche, anche queste, anche dei cellulari, che si trova in Congo, nella Repubblica Congolese, e che dà luogo ad una guerra civile di dimensioni e di... Quindi il tuo desiderio di possedere sempre un cellulare nuovo, di nuova generazione, cosa implica? Se tu ti fermi alla prospettiva locale, niente, io vado, se ho la disponibilità di soldi, compro. Ma visto da una prospettiva non miope, quello di cui parlavo prima, cioè più allargata, allora capisco che il mio desiderio, no? Il mio bisogno di possedere, indotto in questo caso, no? Di possedere un determinato bene, implica un... Oppure, che ne so, si può parlare di tante altre cose, che ne so, dei palloni di cuoio, oppure dei tappeti, oppure, non lo so, ci sono delle marche, dei multinazionali, sapete benissimo che implicano. Allora, è chiaro che poi dopo sta a voi, la vostra professionalità, scegliere i documenti che possono essere passati e presentati in determinate situazioni e in altri. Io ve ne ho portati un po' per tutti i gradi scolastici, se volete vi do anche una sitografia di riferimento dove potete trovarne degli altri, però è anche vero che, cioè, uno non può sempre far finta di niente, soprattutto io penso alla terza secondaria di primo grado, oppure alle scuole, al biennio delle scuole superiori, cioè a un certo punto uno deve anche misurarsi con quelle che sono le conseguenze di determinate scelte, poi può anche continuare a fare le proprie scelte, per carità, però... E anche coerenti con quelli più familiari, queste risorse, mezzi materiali, con le nuove generazioni, quindi sto pensando per esempio al web, sto pensando al software interattivo, eccetera. Metodo di lavoro, laboratorio, ecco, laboratorio, perché laboratorio? Perché significa anche rivalutare o rivalorizzare la manualità, una cosa che noi in alcune parti del mondo si è molto persa. Immagino che voi facciate, noi abbiamo, io insegno un professionale, abbiamo quantitativi ingenti di ragazzini dislessici, no? O disgrafici, anche disgrafici, no? Non abbiamo. Molto dipende anche proprio dalla, sì certo ci sono anche tanti altri fattori, però molti che non sono dislessici o disgrafici tendono comunque a dire, che ne so, fanno il compito di italiano, dice, io posso scrivere in stampato grande? No, continuano, mantengono. Perché? Perché abbiamo perso la manualità. Mi ricordo che quando ero alla primaria, cioè quando insegnavo alla primaria, c'era l'insegnante che mi ha insegnato ad insegnare, scusate il giro di parole, che diceva, no, i ragazzini devono imparare questo gesto, che deve essere prima fatto, no, in maniera grande, nella lavagna, per terra, no, come facciamo noi. Poi deve avere un senso. Non deve chiudersi, ma deve aprirsi, no? E poi dopo via via c'è questa forma che diventa sempre più
vicino al quaderno scolastico, e per me scrivere in corsivo non soltanto è un piacere, ma anche un simbolo della mia personalità. Adesso siamo arrivati proprio veramente, no? Cioè, la manualità, la motilità fine, la coordinazione oculo-manuale è molto impigrita. E questo, ecco, perché? Perché, insomma, ci siamo un po' seduti, anche noi insegnanti. I progetti, lavorare per progetti, questo c'è anche nelle linee guida delle scuole superiori, cioè lavorare per progetti, quindi pensare a qualche cosa e poi mettere in atto una procedura per realizzarlo, poi verificarne il funzionamento, ritornare indietro. Perché? Perché questo dà spazio alla creatività, allo spirito di iniziativa, ed è fondamentale, importantissimo avere queste qualità. Il problem solving, stessa cosa, oltre a conferire un ruolo attivo al soggetto, dà proprio spazio alla creatività, all'inventiva. Sono due componenti fondamentali per vedere. Voi immaginate per esempio un rifiuto, no? Sempre lo stesso discorso, se noi ci fermiamo alla prospettiva, che ne so, una bottiglia di plastica, okay, che non è più utilizzabile. Allora, fare in modo che i ragazzini possano vedere al di là di quella bottiglietta di plastica, cioè quindi ridar vita, ridare una nuova vita, rifunzionalizzare un oggetto senza buttarlo via. Non lo so, adesso proprio vicenda autobiografica, proprio banale. Qualche giorno fa nella centrifuga dell'insalata è stata brutalmente violentata e quindi si è rotta, okay? È rimasto soltanto il cestello. Allora, non buttare tutto magari, ma mantenere questo, cioè pensare a questo cestello come, per esempio, che ne so, uno scolapiatti. Cioè questa capacità di vedere oltre le cose, invece noi veniamo da una generazione per cui dice no, buttiamo. E adesso, per esempio, io passavo l'altro giorno per il corso, vado dalla teoria a cose proprio della quotidianità, e vedo per esempio che alcuni mestieri, come per esempio la sarta, no? Il calzolaio, riemergono, no? Pian piano. Ci sono dei cardinali che dicono perché? Perché è proprio questo, è il discorso del riuso, della rifunzionalizzazione. Ci sono i racconti dei nostri marchigiani, no? Che dicevano che c'era nelle case di campagna, quando c'erano tanti figli, uno gli si compravano i pantaloni, poi dopo man mano si accorgevano, si metteva la toppa, d'accordo? Fino a quando non arrivava quello più piccolino, fin quando proprio i pantaloni non erano lisi. Adesso invece è più facile comprare pantaloni che magari vengono da luoghi che sì, costano poco, però che cosa c'è dietro? Lo sapete voi che cosa c'è dietro, no? Cioè ci sono delle procedure di manifattura che non sono sempre etiche, diciamo, no? Iscrivibili nella, d'accordo? Quindi, cioè, ho capito, costa di meno e tu ti sbrogli di una cosa, non te la vedi più e ti togli l'impiccio, va bene, però poi quella tua scelta, ecco, queste sono un po' le parole, scelta, cambiamento. Se voi fate ruotare la vostra attività didattica e le vostre scelte metodologiche didattiche attorno a queste diversità, rispetto incondizionato quasi, non potete che attuare, diciamo, una metodologia idonea a questi. Allora vi faccio vedere qualcosa. Che ore sono? Le 6:05? Possiamo giocare. Allora, io adesso vi presento alcune cose, poi quelle più semplici le facciamo oppure le scegliete voi. Ah no, aspettate che adesso vi do una cosa. Io ho fotocopiato, ve lo do brevemente, questa scheda. In questa scheda, che magari vi passate, ce ne sono 22, non so se bastano per tutte, non lo so, cioè non è di fondamentale importanza, però magari una in due. Allora, intanto ve la illustro. Allora, io adesso vi faccio vedere, questi materiali qui sono più o meno contenuti lì dentro. Però se voi ne volete altri, che in questo momento non mi sono venuti in mente, che avete un'esigenza, voi detto, mi scrivete e io provo a... C'è qui, ok? Ce ne sono due.
Allora, io che cosa ho fatto? Ho raggruppato queste attività sulla base di queste quattro componenti del curriculum implicito di cui vi ho parlato, quindi attività, soluzioni organizzative, risorse, metodo di lavoro, e vi ho messo alcune cose, alcuni giochi. Questi giochi sono tutti contenuti lì dentro, vi lascio lì, se volete, da fotocopiare, da portare via, non lo so che cosa, alcune schede dove c'è scritto, cioè c'è tutta la scheda del gioco. Per alcuni ho fatto proprio la scheda del gioco, quindi c'è l'obiettivo, c'è il numero di partecipanti, c'è come si svolge il gioco, c'è il debriefing, i tempi, i materiali, c'è tutto, ok? Quello che vi serve, eccetera. E queste ci sono delle schede. Allora, per esempio, e poi ho messo anche alcune indicazioni, suggerimenti, sull'ordine di scuola in cui si può fare. Allora, per esempio, uno è il Cosmo Parlamento. Questo per farlo ci vogliono due ore, ed è una cosa veramente bella. Come si svolge? Cos'è il Cosmo Parlamento? Ho portato anche la mia cartellina dei giochi, adesso magari vi faccio vedere. Cioè, praticamente ci sono delle... la situazione è questa. Io sono un plutoniano che vengo sulla Terra. La conoscete? Sì? Vai, da te. No, lo dico io. Ok. Mi pagano, dice, scusa, perché lo dico? Allora, io sono un plutoniano che vengo sulla Terra e voi siete tutti quanti i popoli del mondo, va bene? Allora, la Terra soffre perché ci sono i rifiuti, perché ci sono tutti questi problemi di cui abbiamo parlato prima. Allora, voi siete i rappresentanti dei vari popoli e vi vengono date delle leggi. Ve ne leggo alcune, aspettate. Per esempio... queste leggi sono coerenti con, per esempio, che ne so, con il discorso delle risorse, no? Con la riduzione degli sprechi, oppure con l'uso sostenibile delle risorse. Per esempio, c'è una legge che dice libertà di sfruttamento di giacimenti minerari in tutto il mondo. Ok? Chi ha questa legge, per esempio, ognuno la riceve e non la fa vedere agli altri, si alza in piedi e la deve difendere. Grazie. O che ci creda o che non ci creda, non importa, la deve difendere. Io sto pensando, per esempio, a chi affronta in italiano il testo argomentativo. Ok? Questo è un gioco che è utilissimo. Allora, uno cosa fa? Si mette lì nel mezzo, voi costituite praticamente un Cosmo Parlamento, quindi siete tutti quanti insieme per poter parlare. E dovete, chi riceve questa legge la deve dichiarare, la deve difendere, quindi deve fare deve cercare di convincere gli altri che questa legge. Gli altri che cosa possono fare? Senza stare a fare quei 3.000 emendamenti, no, della legge di stabilità, cosa devono fare? Devono portare delle modifiche, oppure devono fare delle domande, oppure dire no, fare questo tipo di lavoro qua. Alla fine, dopo un certo numero di minuti, che varia anche a seconda di quanti sono i partecipanti, si fa votare, ok? Se la legge passa, passa, se la legge non passa, non passa. Però su questo bigliettino, che poi secondo me dovrebbe essere anche modificato, perché poi praticamente sono così, che tutte le leggi che sono sostenibili sono B1, 2, 3, 4, 5. Tutte quelle che sono insostenibili, quindi che vanno contro questi fini qui, sono A, e perciò ci arrivano proprio, vi fregano subito. Quindi se voi cambiate il codice è meglio, questo proprio perché l'ho fatto. Allora, se passo o non passo, dice va bene, allora mi dici il codice della tua legge e voi appuntate. C'è sempre nei materiali che vi ho lasciato un punteggio che voi conferite a seconda, e che va più o meno, no? Più 10, più 5, a seconda di quanto è sostenibile e insostenibile la legge, e a seconda di quando arrivate alla soglia. Cioè, il plutoniano che cosa fa praticamente? Deve osservare questi che parlano e alla fine vedere se vale la pena prendersi la terra e portarla via e uccidere tutti gli umani, perché non sono in grado
di sostenerla, oppure lui se ne deve andare perché loro hanno dimostrato di essere bravi, di essere in gamba. Non si dice niente, io abitualmente lo faccio così, facciamo tutti quanti in cerchio, distribuisco queste cose, lancio la situazione. A un certo punto, quando vincono, quando non vincono, dico ok, allora io me ne vado perché ho perso. Voi siete bravi, avete dimostrato di saper tenere la terra, ok? Questo è un gioco che ho fatto nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola secondaria di secondo grado e che riesce molto bene. È un gioco che i ragazzi gradiscono molto, ci sono delle leggi. Non vi dico che cos'è parlare della legge, delle leggi che sono lì sulle migrazioni. C'è una legge che dice che il parlamentare vuole mettere una serie di cannoni nelle coste e sparare a chi entra. Non vi dico che cosa viene fuori. Oppure per esempio sul discorso della frutta, la frutta biologica o la frutta invece trattata. Oppure per esempio sul discorso dei rifiuti. Cioè ci sono tante di quelle tematiche di cui noi abbiamo parlato che sono molto interessanti. Adesso qualcosa vi faccio fare perché sennò dopo è annoiato. Vabbè. Wall Street, anche questa è interessante, non so se ce l'ho qui dietro. Ma dipende, dipende. Chi è che mi ha parlato? Ecco, non lo so, questo dipende dallo stile di insegnamento. Io sono più diretta, cioè io preferisco dare lo stimolo forte e poi dopo fare il debriefing e ricostruire, eccetera, eccetera. Perché sai perché ti dico questo? Perché vedo che poi sono loro che ti fanno le domande e se tu riesci a rispondere alle richieste sulla base di quelle che sono le loro curiosità, quell'apprendimento diventa significativo. Però lo puoi fare anche al contrario. Sì, vabbè, ma tu gli devi dare qualche minuto, lui legge la legge, poi dice allora voi sulla base di questa legge dovete, adesso noi vi lasciamo 5 minuti, ognuno di voi trova 4-5 motivi per cui la sua legge va sostenuta. Quindi non è che sia, però si può fare anche alla fine, addirittura ti dirò di più, a Orciano l'ho fatta, avevo fatto un corso di formazione per gli insegnanti, poi gli insegnanti, un insegnante mi ha chiamato e l'abbiamo utilizzato come compito in situazione per valutare la competenza. Si sono inventate che io venivo da non so quale ministero e abbiamo fatto questo compito in situazione e lei ha valutato sia la capacità di argomentare ma anche la capacità orale, la capacità di... perché qui cosa significa per i ragazzini? Significa recuperare, come dici tu, no? Fatto alla fine, significa recuperare conoscenze e abilità che hai acquisito nel percorso e utilizzarle in una situazione diversa rispetto a quella in cui è venuto l'apprendimento, quindi è una competenza. Wall Street non ce l'ho, però praticamente si fanno dei gruppi, ce l'avete comunque lì dentro, si fanno dei gruppi e io sono la borsa, cioè il conduttore del gioco è la borsa e voi siete diverse multinazionali, no? Nello specifico penso che si chieda di fare sul mercato della scarpa. Allora c'è una serie di quesiti, no? Per esempio che ne so... La fabbrica che è situata in Cina è stato scoperto che la gomma che viene lavorata è tossica, ok? Tu cosa fai? E vi danno 4 possibilità. Ovviamente queste 4 possibilità, alcune sono più rispettose dell'ambiente, rispettose dell'altra, e le altre no, ok? E sulla base di questo c'è un punteggio, quindi loro cosa fanno? Dibattono e poi ti portano la loro risposta e sulla base della loro risposta segni un punteggio e alla fine definisce qual è la multinazionale più etica e più rispettosa, eccetera. Oppure arraffa arraffa, questo lo facciamo, l'avete mai fatto? Lo conoscete? Solo noi? Brava, vedi, l'animatore è solo noi.
sera. Si capiva lontano un chilometro che le buttavi giù, raffa, no, non capivo. E io, caspita, ha cominciato subito. Allora, questo è un gioco che vuoi fare? Allora, io vengo su Paladina. Ok, allora, il gioco prosegue così. Intanto voi avete ascoltato questi commenti, no? Si possono scrivere alla lavagna senza dire niente. Va bene, lui è straniero, non prende niente. Intanto questo è un cannone, ne sei? Quanti rimangono abbastanza delusi, dice, boh, sei venuto qua per farci prendere queste graffette, che senso ha? Non ha. Allora dice, vabbè, di solito i ragazzi fanno una specie di sommossa, no, prova, proviamo ancora. Allora, proviamo ancora. Viene offerta ai ragazzi una seconda possibilità. Dice, allora, poniamo una regola, che è questa. Voi rimettete tutte quante le graffette, io me ne prendo un po'. Se voi ne lasciate almeno una per ciascuno di voi, io posso metterne altrettante e quindi possiamo fare più mance, va bene? Facciamo finta che voi dite, ah sì, va bene. Su questo gioco, che come potete vedere, è molto
molto, cioè si fa molto facilmente, non è che c'è bisogno di fare chissà che cosa. Basta, sì, quello sì, ce l'avete. Basta anche, non so, sostenerlo, portarlo con una carta tematica, per esempio, no? Una carta con un planisfero, magari se ce l'avete, non sempre quelle eurocentriche, no? Con la terra, con l'Europa nel mezzo. Per vedere con l'Europa nel mezzo, sì, no, con l'Europa nel mezzo. Quanto, no? Cioè magari quelle sono occidentali, quelle, no? Tematiche, per far vedere come, un po' come quelle che vi facevo vedere io prima, cioè l'Africa di fatto le risorse ce l'ha. Il problema è che, non so se voi andate a vedere stasera, se avete 5 minuti di tempo, provate a digitare su Google immagini di Lesotho. Lesotho è uno stradino piccino piccino, da dove vengono i diamanti, tra cui anche quelli della. Se voi andate a vedere la quella di quelli di trilogi, un diamante per sempre, quelle per scoprire un diamante, a parte che la terra ha bisogno di una capacità, cioè di un tempo rigenerativo lunghissimo, ma poi per far emergere queste pietre preziose c'è un impatto ambientale in termini di perdita di humus assurdo. Se voi andate a vedere queste immagini di questo stradello piccolino piccolino, come si chiama? Lesotho. Lesotho, sì, con il piano finale, è un paesaggio lunare, perché a furia di prendere queste e di scavare eccetera, non c'è più niente. Un'altra, la Malesia un tempo con lo stagno, cioè ci sono delle risorse che sono state, e chi sfrutta, oppure anche per esempio il coltan di cui parlavamo prima, adesso magari vi faccio vedere questo video. Il coltan è un materiale che ha un impatto ambientale e sociale altissimo, quindi c'è, ovviamente poi dopo è chiaro che se voi lo fate alla primaria ha un tipo di, no? Se, certo, se voi lo fate a scuole più magari superiori lo potete approfondire. Magari io questi giochi li ho fatti anche con ragazzi molto grandi, anche di terzo, di quarto, giocano molto volentieri, anche con il Parlamento, perché sono comunque delle attività in cui vedete la scelta, io scelgo di buttarmi, gioco a raffarraffa. E lei ha detto, ma tu non hai dato il via? No, la terra l'ha dato il via. La terra ha messo a disposizione. Grazie. Grazie. Sentire sempre in corso. Anche qui, se volete ve lo faccio fare però ad altre persone. Io rifiuto, rifiuti è questo. Allora, la rete è questa qua. Se volete ve la faccio fare, c'ho la spagnoletta di filo nella borsa. Allora, praticamente, lo sapete, lo conoscete? Benissimo. La rete, lo spiego brevemente per chi non l'ha mai fatto, di solito io l'ho utilizzato per far capire il concetto di ecosistema e di equilibrio dell'ecosistema, ok? Allora, come si fa? Niente, si portano i ragazzini fuori, si fa osservare un qualunque ecosistema, vicino, grande, piccolo, lontano, come vi pare, e loro attaccano, vedete che hanno il foglietto nella maglietta? Uno sceglie per esempio un elemento... Mamma mia, abbiamo messo a rischio la tua vita. Un elemento dell'ecosistema, che può essere per esempio, non so, il sole, l'albero, l'aria, qualunque elemento dell'ecosistema. E poi cosa si fa? Si comincia a giocare in questo senso, si prende un filo e in questo ecosistema, scusate, c'è anche l'uomo, che è quello lì, vedete quello che tiene tutti i fili? Ok? Allora, inizialmente non si dice niente, allora facciamo questo gioco, vediamo quali sono le relazioni che legano un ecosistema, ok? Allora, il sole, cioè, comincio io, allora il sole è legato per esempio, che ne so, con l'albero, a seconda di anche le conoscenze che loro hanno. Tutte le volte che loro dichiarano una relazione, e questo con i bambini di 5 anni si può fare secondo me, dichiarano una relazione, perché il pesce nel fiume, cioè sono anche relazioni molto semplici, si tesse un filo. Queste qui sono le relazioni invisibili, cioè quelle che noi non vediamo, quello che dicevamo prima, no? Siccome non si vede, allora non c'è. No, ci sono, ok? Alla fine si ha una rete. E che cosa si scopre da questa rete? Sono tutti legati come i salami, perché devono tenere sto filo. L'uomo ha più fili di tutti, perché l'uomo è legato con tantissime
componenti, quindi il filo passa. Voi immaginate questa rete, a un certo punto, una volta che avete detto questa, avete fatto notare questa rete, avete fatto notare queste cose, allora questi, queste sono tutte le relazioni che legano questi elementi, va bene? Se la rete viene mantenuta in equilibrio, non c'è nessun problema. Ognuno ha una relazione che funziona, almeno una relazione che funziona con un altro elemento. Se però interviene una condizione di criticità, che può essere, per esempio, che ne so, cambiamento climatico, può essere naturale, il sole, la temperatura dell'aria si scalda, allora tutti quelli che sono legati con l'aria si devono abbassare. E voi vedete che questa rete comincia a diventare sbilenca. Se poi interviene una cosa proprio grossa di ordine antropico, anche, che ne so, un inquinamento irrimediabile delle falde acquifere o non lo so che cosa, questa rete si sbilenca sempre di più, a seconda del numero dei componenti che interessa, fino a che cade, fino a che cade. Allora, a livelli, diciamo, di primaria oppure di scuola dell'infanzia, si può semplicemente far notare che noi siamo legati da tanti elementi del sistema e non possiamo fare a meno di altri elementi del sistema, perché come facciamo a fare senza acqua, senza... e quindi l'acqua va rispettata, quindi non va sciupata, ok? A gradi superiori si può parlare di tante altre cose, si può parlare per esempio di resilienza, che è quella soglia, cioè l'ambiente si adatta, si adatta, si adatta, si adatta, poi alla fine non ce la fa più e crolla. La soglia di resilienza è quella soglia al di sotto della quale l'ambiente comincia a degenerare e quindi desertificazione e quindi, ok? Quindi questo è un gioco molto banale che però ha dei risvolti a tante cose. Sì. Tanti fili. No, guarda. Questa fotocopia ai ragazzi, una fotocopia ciascuno.
Vedete come sono diverse le forme e anche come sono anche difficili da ritagliare. E si dice, il gioco è, tu devi ritagliare queste forme facendo in modo che la carta, che adesso non si vede perché è una scansione, resti il più possibile intatta. Ossia, tu devi utilizzare, trasferito, no? Nel debriefing, devi utilizzare, no? E rapportarti con l'ambiente facendo un minor numero di rifiuti, va bene? Impazziscono, perché voi provate a tagliare qui dentro, no? Provate a tagliare per esempio lì nella cosa, ci sono anche per esempio lì la testolina del pilota della Formula 1 decapitato subito, va bene? Cioè quelle sono le cose. Alla fine, oh, poi mentre loro tagliano hanno un tempo limitato e voi che cosa dovete fare? Dovete fare il disturbatore, cioè passare per i banchi e dire forza, dai, lavati, dai, forza, dai, dai, e questi si impapinano, ma bravo, non ce la faccio, d'accordo? Questo non possiamo tagliare, no? Allora, poi si fa il debriefing, cioè cosa succede? Succede praticamente che questi hanno fatto un sacco di rifiuti. E il debriefing in che cosa consiste? Più o meno come il gioco a Raffa Raffa. Io chi sono? Io sono il tempo. Il tempo è quello che ci impedisce di non fare rifiuti. La fretta, no? Quello che dicevamo prima, la sostituzione, ce n'è subito un'altra pronta, no? Invece e si ragiona su queste componenti del gioco. Ovviamente ci sarà sempre qualcuno che riesce a vincere, qualcuno che riesce a cavarsela un po' meno e vi discorrendo. Volevo farvi vedere invece, poi dopo magari non c'è, però c'è un gioco molto facile lo stesso, che è il gioco dell'impronta ecologica, che vi do. Questo è un foglio dove ci sono diverse situazioni, cioè voi dovete preparare dei cartoncini quadrati, tutti quanti uguali. Sono quel famoso campo da calcio di cui parlavamo prima. Va bene? Allora dice, questi sono diverse situazioni che ricevono i vostri alunni. Ce n'è uno che dice, sei americano, vivi in una grande casa con piscina, hai 4 televisori, 3 macchine, ti piace molto la carne, la mangi quasi tutti i giorni. Quando ti devi spostare per le vacanze usi sempre l'aereo perché è più veloce. Per soddisfare i tuoi bisogni, i tuoi consumi, hai bisogno di 12 ettari di terreno e voi date 12 cartoncini e loro hanno il compito di metterli io di solito li faccio fare sul quaderno, li mettono uno accanto all'altro e disegnano il perimetro, ok? Ve ne leggo un altro. Sei afghano, con l'ultima guerra hai perso la casa e il lavoro. In famiglia siete 8 persone, riesci a comprare solo un po' di pane quando trovi un lavoro giornaliero. Hai la febbre da molti giorni, ma non hai soldi per comprare i medicinali. Per soddisfare i tuoi bisogni usi 0,5 ettari di terreno. E quindi voi siete lì a prendere il cartoncino, a spezzarlo e a dargliene uno. Allora, alla fine, quando tutti quanti, no, hanno... Questo c'è anche un gioco che è stato fatto dall'ACRI di Trieste, che ha realizzato proprio le carte ha disegnato proprio dei ragazzini. Se volete ho anche questo in PDF, quindi ve lo mando se per voi, no, quando dicevo utilizzare soprattutto la componente empatica, cioè la capacità proprio di mettersi nei panni, più è vicino e più ti rendi, cavolo, lo vedono dopo. Dopo lo vedono nel quaderno, porca miseria, lui c'ha 12 ettari, c'è tutto il foglio impegnato, io c'ho una robina del genere. Quelle sono ingiuste, non è giusto, la prima cosa che vi dico è non è giusto, quindi questo ve lo lascio, quindi da lì ragionate sull'uso delle risorse eccetera. Altre cose, altri giochi che non ho citato lì, vabbè, magari andiamo avanti e vi faccio vedere qualcosa, poi dopo se magari mi viene in mente altro ve lo dico. Allora, la rete, ecco, l'esperienza diretta, questa per esempio è un'esperienza che è stata fatta per misurare la biodiversità, cioè noi abbiamo la sensazione che questa biodiversità alberghi solamente, non lo so, nella barriera corallina piuttosto che non lo so dove. In realtà loro hanno nel giardino della scuola hanno recintato un metro quadro, credo qualcosa del genere, poi hanno scavato e hanno tirato fuori
un sacco di vite diverse, ok? Poi queste vite sono state messe in relazione, quindi una era in relazione con l'altra ed era in relazione con il contesto di riferimento, quindi con il terreno, con l'erba e via discorrendo. Quindi hanno scoperto che anche nel piccolo, cioè non è che si parla di biodiversità, di salvaguardia della biodiversità come quando, d'accordo? Anche buttando una gomma da masticare per terra oppure una cicca di una sigaretta per terra, in maniera così senza considerare, si va ad intaccare, cioè ad inserire un elemento estraneo all'interno di un sistema che altrimenti sarebbe perfettamente funzionante e che oltretutto ci fa anche molto comodo. Questo è il caso di studio e questi sono i Mapuche, non so se avete presente, quello è si vede la parte meridionale dell'America Latina, quindi il Cile, e quello è dall'anno 1540 al 1994 la riduzione di questi insediamenti che sono quelli bianchi sul territorio cileno. E questo perché? Perché c'è una multinazionale che poi tra l'altro è la Benetton, no? Infatti vedete German, vedete Green, Red, White, eccetera, che cosa ha fatto? Ha respinto queste popolazioni, guadagnato sempre più terreno per poter coltivare, per poter, scusate, allevare le pecore, e poi alla fine però alcuni di queste popolazioni si sono ribellate. La multinazionale è stata boicottata, quindi con la capacità di acquisto dei singoli, cioè questa notizia è rimbalzata per, vedete quando si parlava, no? Mezzi familiari, Facebook, ma guardate che con Facebook non è che si sta soltanto lì a dire cosa fai? Vado al cinema, come stai? Bene, tu? Cioè non è soltanto questo, con Facebook e Twitter sono state organizzate la primavera araba piuttosto che tante altre situazioni, che non so, la Porta del Sol di Madrid o eccetera, cioè ci sono anche dei fini molto differenti rispetto a quelli che loro abitualmente utilizzano. Questo è stato proprio basato sulla capacità di acquisto, quindi venendo meno gli acquisti, perché la gente ha sposato la causa dei Mapuche, la multinazionale per poter campare ha dovuto ridefinire, e questo è il caso di e anche altri casi ci sono analoghi. Scusate, perdo un po' i colpi, ma è un pezzo che discorro. Esperienze dirette partecipate, vi ricordate? Ce l'avete lì comunque nella scheda che vi ho dato, siamo qui sotto, mi seguite? Esperienze dirette, partecipazione attiva per esempio. Ah no, vi volevo far vedere questo PowerPoint qua. Questo è stato realizzato da alcuni insegnanti. Vedete quante cose ci avete? Per esempio, qui ci sono i percorsi esempio. Questo è una scuola, Lunedei di Morciano, credo. Qualcosa del genere. Oh, c'è l'animazione. Mamma mia, non siamo più, no. Aspetta, come posso aprirlo senza animazione? Impossibile, ah, cioè, terribile. Cerco di andare veloce e vi faccio vedere il minimo indispensabile. Non ci mettete le animazioni, però. Allora, proviamo ad andare avanti. Capirai. Ma come faccio? Come faccio? Ma no, non me lo fa. Boh, adesso, guardate, vi faccio vedere qualcosa. Questa è l'esplorazione del fiume Conca con le guardie forestali. Ecco, quando portate i ragazzini, vabbè, queste magari sono delle cose che cercate di farvi accompagnare da personale esperto, non perché voi non siate competenti, però è anche, cioè, è anche importante avere proprio delle persone, è anche stimolante, sì. Altre cose, queste sono le visite alle oasi. Volevo far vedere quella della casa dell'acqua, uccellini, queste sono tutte, questo ecco dove hanno fatto, ecco, tenere, quindi l'iniziativa di Lega Ambiente, quindi il riciclo, ok? Poi questo, sono loro tutti quanti vestiti. Poi c'è, volevo far vedere la casa dell'acqua.
Ecco. Che cosa sono i rifiuti? Vedete, sono gli scarti prodotti dagli uomini, comprando solo il necessario, bevendo l'acqua del rubinetto, riutilizzando le stesse, cioè queste sono delle, diciamo, delle cose che sono venute fuori dai ragazzini. Ecco la casa dell'acqua, quindi questo intendo partecipazione alle iniziative, cioè scegliete all'interno, anche perché vi dico è una partecipazione al territorio molto importante. Poi quando vi parlo faccio vedere un pezzettino. Questo è praticamente di confronto intergenerazionale, interregionale. Questo loro cosa hanno fatto? Si sono messi in contatto. Sono. Ve lo faccio. Avete presente le interviste doppie delle Iene? Ecco, questa, dopo magari ve la guardate a casa in portoghese, abbastanza pesantina alla fine. Cioè, che cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno, sulla base, c'è un libro che si intitola L'incontinente bianco di Giobbe Covatta, dove lui in una maniera molto divertente mette a confronto le situazioni nostre, dei nostri ragazzi, e quelle di altre popolazioni del mondo, e sulla sollecitazione di questi documenti cosa hanno fatto questi ragazzi? Si sono messi in comunicazione con un'altra scuola di un altro luogo del mondo, non mi ricordo quale, onestamente non me lo chiedete, e poi hanno fatto l'intervista doppia, cioè hanno fatto le stesse domande a questa ragazza che vive là e a uno di loro, e poi sulla base di quello che è emerso hanno valutato quanto è l'impatto ambientale dello stile di vita loro e nostro, e anche qual è, voi sapete che adesso c'è un indice di felicità. L'indice di felicità, noi abbiamo il PIL, l'ISU, no? Adesso abbiamo anche l'indice della felicità. L'indice di felicità è calcolato sulla base della purezza dell'aria, del numero delle ore in cui uno sorride, in cui uno sta bene. E che cosa è venuto fuori? Che noi magari abbiamo tante più comodità, però siamo un po' meno felici. Questa ragazza magari ha meno, e però è più serena, è più tranquilla. Questi ragazzi, ecco, oppure questo è un altro progetto, sempre di questo progetto di Riccione, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un percorso di cartografia, vedete quella è cattolica, il Porto Canale, perché si chiama così, non tutti i virus vengono per nuocere, perché loro sono, mi è venuta in mente la Stefania quando mi hanno raccontato la situazione, perché loro sono andati, dovevano fare ceramica, laboratorio di ceramica. E l'insegnante stava male, c'aveva l'influenza, e quindi le maestre, per intrattenere questi bambini, gli hanno fatto disegnare i virus, e sono venute fuori delle robe, no? Di ogni tipo. La volta successiva, quando si sono recati a questo laboratorio, dice l'insegnante, ha detto: allora cosa avete fatto la prossima? Abbiamo fatto i virus, che ci avevi tu? Allora facciamo le case dei virus. E loro hanno cominciato a costruire queste casette dei virus, ok? Da queste casette dei virus, quando gliel'hanno riconsegnate, mentre le insegnanti parlavano, vedete quando vi dicono, spesso basta osservare che sono i bambini che ci danno molte sollecitazioni, questi bambini che avevano queste casette in mano e dovevano portare a casa, cosa hanno fatto? Hanno cominciato a metterle insieme, e le insegnanti si sono rese conto che volontariamente o involontariamente avevano ricostruito Cattolica, cioè avevano messo una da parte, una dall'altra parte, e nel mezzo avevano lasciato il Porto Canale. Allora da lì hanno cominciato tutto un percorso di cartografia, eccetera, che ha portato alla presa di coscienza della pianta, della città, dei luoghi della città, e anche della mancanza di luoghi per giocare, no? I ragazzini si sono resi conto che ci sono tanti edifici, c'è edificio pubblico, privato, ma loro non hanno spazio per giocare, e quindi hanno fatto richiesta, sono arrivati all'ente locale e hanno chiesto questa, cioè che venisse loro lasciato tempo e spazio per, e quindi hanno progettato uno spazio. La partecipazione, questa è la stessa cosa, un'aula era così, un'aula ripostiglio, una insegnante di terza media, i ragazzi hanno riprogettato l'aula utilizzando soltanto materiali di recupero e l'hanno resa nella seconda, come avete visto,
E poi loro hanno dato una grande, hanno fatto una gran cerimonia con il taglio del nastro, eccetera, eccetera. Non erano molto contenti questi di lasciarla agli altri, però insomma, per sapere, per diciamo progettarla, hanno fatto delle interviste a tutti i ragazzini dell'istituto e quindi hanno sentito il punto di vista degli altri, ed è venuta fuori un'aula in cui ognuno di loro si riconosceva in qualche modo, vedeva rispettato il suo punto di vista. Oltretutto a impatto zero, cioè questi sono, sono diciamo dei progetti che non costano niente, perché loro hanno ritinteggiato, hanno fatto delle cose che, insomma, oppure con costi veramente minimi. Questo, vabbè, il confronto interregionale, questo è sempre il progetto di quella di prima, che poi dopo hanno fatto un confronto non soltanto tra spazi diversi, ma anche in tempi diversi, tant'è vero che voi dovreste avere la giornata dei nonni da qualche parte, forse, l'ho scritto? Sì, confronto interregionale, intergenerazionale, intervista, giornata dei nonni, cioè il gioco della giornata dei nonni necessita della collaborazione dei genitori, perché loro per 24 ore devono vivere come vivevano i nonni e quindi non possono mangiare certe cose, devono utilizzare l'acqua in determinata maniera. Quindi per esempio nonna a casa mia, quando si faceva la pasta che si scolava, non si buttava via la pasta, l'acqua ci si lavava, poi quell'acqua che era sporca serviva per un'altra cosa, ecco, questa modalità, e quindi vivere sulla propria pelle uno stile di vita diverso. E poi ovviamente cosa viene fuori? Considerate che in 12 ore, perché dopo tanto dormono, però in 12 ore hanno l'attenzione dei genitori a 360 gradi, perché comunque hanno la possibilità di rapportarsi con i nonni, fanno delle cose strane, a loro piace un sacco questa cosa, i genitori un po' meno, perché devono fare la pasta a mano, devono fare il pane a mano, cioè delle cose che, insomma, però con l'aiuto dei nonni se può fa. Soprattutto, ecco, beni, risorse come quella dell'acqua, piuttosto che non lo so, ma anche proprio il mangiare, quindi questi bisogni che vengono soddisfatti male, anche a tempi, cioè avere un quantitativo di acqua e non di più. Mi diceva il CEA di Pesaro, quando c'era, non mi ricordo come si chiama l'albero, Andrea Fazzi, mi diceva che quando loro li portavano nei centri di educazione ambientale, lasciavano a questi ragazzini un quantitativo d'acqua per 2 giorni, doveva bastare. Quindi la doccia tutti i giorni andava bene, l'acqua aperta, il rubinetto aperto, quando ci si lava i denti non era possibile. Quindi ricalibrare, no? La modalità di soddisfare i propri bisogni sulla base di un quantitativo che deve essere quello, perché altrimenti noi diventiamo i 12 ettari e lo 0,5. Oppure, ecco, questo a Gimarra, questo l'abbiamo fatto con non mi ricordo come si chiama l'insegnante che hai detto che adesso quest'anno non c'è, la Claudia, loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un laboratorio con i bambini della scuola dell'infanzia e hanno costruito degli eco giocattoli, non so se c'eri anche tu, no, ero ecco, giocattoli, ecco, tipo quelli sono quelli che hanno fatto i miei figli quando erano piccoli, infatti c'hanno anche un po' di polvere. Ecco, giocattoli, ecco, per esempio, che ne so, quell'animale lì, che non so bene cosa sia, forse un giaguaro, è una bottiglia di plastica, ok, rivestita, i pezzi sono pezzi di stoffa, che quindi ecco giocattoli, e loro ancora ce li hanno, 20 anni, non ci giocano più, però quasi. Questi invece sono dei laboratori, cioè i nonni sono venuti a raccontare come si divertivano in passato e poi i bambini hanno fatto dei laboratori. Vedete che poi tutte queste metodologie sono difficilmente classificabili tra risorse, attività, cioè lì c'è un po' di tutto, ci sono i materiali di recupero, c'è il laboratorio, c'è il confronto intergenerazionale, interregionale, ecco, queste sono delle attività che sostengono obiettivi, il raggiungimento degli obiettivi di questo. In questo senso, questo è il cooperative learning di cui vi parlavo prima. Ecco, altre cose, che ne sono? Ragazzi, se finisco alle 7 voglio un applauso. Ma il problem solving. Allora, questi poveri monelli hanno avuto, in prima elementare, hanno avuto questa situazione problematica. Cioè, che cos'è una situazione problematica?
Noi a sti ragazzi gli diamo sempre tutto pronto, ma un po' facciamoli cimentare. Allora, questo era il caso, per esempio, di una dell'avvio della rappresentazione dello spazio. L'ho messa soltanto per farvi capire che cosa si intende per problem solving, no? E loro che cosa hanno fatto? Si sono trovati di fronte ad un'aula, vedete che sono appena arrivati a scuola, tutta dissestata, ok? Quindi loro emotivamente attaccati, che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a pensare che cosa poteva essere successo e come poter riprogettare l'aula, cioè rimetterla a posto in una maniera che fosse più funzionale. E quindi in cui per esempio la luce raggiungesse i banchi senza accendere la luce e via discorrendo. E loro da questo momento in cui insomma entrando in classe hanno visto tutta l'aula messa male, hanno avuto questo problema, questo scopo, questo obiettivo e hanno dovuto ripensare l'aula sulla base di quelli che sono dei bisogni, pensandola anche in modo differenziato a seconda delle attività che si facevano. Per esempio, che ne so, allora se facciamo il disegno del paesaggio dobbiamo spingere tutti i banchi attaccati alle finestre, se facciamo un lavoro di gruppo, se facciamo quando è stato loro chiesto come avrebbero messo i banchi, non a loro ma a ragazzini un pochino più grandi, se la classe fosse stata, non so, una paninoteca, insomma un'altra funzione, assumesse un'altra funzione, tutto bene. Quando è stato chiesto loro di fare, di trasformare l'aula in un tribunale, l'ha lasciata così com'è. E questo è molto significativo, cioè non l'hanno variata, cioè quindi loro si sentono lo spazio aula, che è uno spazio di costruzione di queste educazioni, di queste, loro in fin dei conti la cosa prevalente è sentirsi giudicati, valutati. Altro, ecco, anche questo laboratorio, anche questo sul rapporto dell'ambiente, cioè questi sono dei plastici, dei lucidi che possono essere messi uno sotto l'altro. Questo per esempio può essere molto fattibile dopo la rete, no? Una volta che uno ha capito quali sono le relazioni, cosa fai? Metti allora dove non c'è niente, poi dopo inserisci soltanto alcuni elementi, poi dopo inserisci le case, poi dopo, e con il lucido riuscite a vedere quelle che sono le relazioni e riuscite anche a capire come si può trasformare l'ambiente senza devastarlo, no? Quindi in una maniera rispettosa. Non credo di avere più niente, no, però vi do questi materiali qua che avevo preparato e prima di andarmene vi faccio vedere. Allora, in questo piano di lavoro avete la pagina iniziale, è quella che avete lì, e dietro ci sono quelle schede che ho lasciato lì da fotocopiare. Invece qui dentro vi faccio vedere, se avete un po' di 2 minuti, vi faccio vedere per esempio un gioco interattivo. Allora, lì vedete c'è il gioco della rete, raffa, il percorso del cacao, e ci sono dentro, poi c'è il gioco delle molte differenze che non ho tempo di spiegarvi, ma è una cosa veramente bellissima. Ci sono dentro anche, scusate, ecco, per esempio, guardate questo qui, questo da far vedere anche ai bambini, non so se fanno. Questi sono dei video. Sì, ti chiudo. Questi sono dei video che io ho scaricato dal sito del WWF. Perché? Cosa vuole adesso? Cosa gli ho fatto? Oppure, guardate questo. No. Vedete che ci sono dei materiali che voi potete utilizzare. Vediamo se qui. Coltan. Volete vedere? Scusa. Ciao.
non ve lo faccio vedere tutto, che tanto lo vedete a casa, ve ne faccio vedere degli altri, però per dire, questo per esempio quando l'ho fatto, oddio, quando l'ho fatto in una scuola superiore, non aspetta che adesso tanto vi faccio vedere altre cose, non sono più riuscita a gestirli. Nel senso che una rivendicazione di una capacità di guadagnarsi un'esternalità arbitraria, e tanto se non lo faccio io lo fa l'altro, cioè proprio l'incapacità di porsi nei panni degli altri, di veramente una cosa, in uno sono già dovuto smettere perché non era proprio gestibile la situazione, però voglio farvi vedere anche delle cose per i bambini più piccoli. Ecco, io come ho ragionato, io ragiono così, quando vado negli istituti a fare questi giochi faccio delle cartelle, faccio il gioco e poi faccio vedere anche delle immagini oppure dei PowerPoint, faccio degli approfondimenti oppure faccio vedere dei video, perché il concetto è che sì, è vero, tutte queste metodologie, no? Però più voi riuscite a modulare il vostro intervento variando le metodologie, maggiore è efficace. Adesso io se lo trovo mi piacerebbe anche, guardate questo è bellino, che vi ho fatto vedere ha un po' il senso del, diciamo, del è un po' la pars destruens, no? Questo invece è la pars construens, cioè si può cambiare. Questo è un cartone animato, in queste cartelle ne trovate tanti di questi video. Faccio vedere solamente, dov'è che l'ho messo? Ah, ecco, questo gioco interattivo, questo qui. Ecco, Mr. Green and Friend, voi cominciate, i ragazzini cominciano, devono mettere il rifiuto che compare nel posto giusto, ok? E c'è un tempo. Questi sono giochi proprio che vanno bene anche per bambini, sì. E questo qui è veramente carino. Ah, perché non va? Volevo allargare. No. Che si trasformano tutti. Thank you.
Sembra che questo cartone animato sintetizzi un po' tutto quello di cui abbiamo parlato. E niente, io vi lascio della tesi con me. Ha fatto un'operazione veramente, secondo me, infanzia e primaria. Ha messo insieme, scusate, poi dopo vi lascio, avete ragione, però voi siete arrivati più tardi. Ha messo insieme, ha fatto una rassegna di tutte le fiabe nuove, ambientali, cioè che hanno uno sfondo ambientale e che possono essere utilizzabili in classe per essere raccontate, per partire con temi, e la trovate lì dentro. È questa rassegna, c'è scritto anche il prezzo del libro, c'è l'età di riferimento, alcuni sicuramente li conoscete, che ne so, la chiocciolina della balena, piuttosto che, e sono anche per la scuola dell'infanzia, quindi scuola primaria e scuola dell'infanzia soprattutto. Non ve li ho fatte vedere perché l'ho detto io che non sarei riuscita a dire tutto. Se avete bisogno di qualunque cosa, avete riferimento, adesso vi do questo qui, grazie.